Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata del Medio Oriente dintorni show. Oggi, dopo avervi parlato di Mohamed Shoukry e del suo Il pane nudo, dopo avervi parlato di Tahar Ben Jelloun e la sua creatura di sabbia, oggi per la prima volta vi parliamo di una scrittrice donna, una delle scrittrici più importanti di tutto il panorama arabo e di tutto il panorama maghrebino in particolare, soprattutto per quanto riguarda la causa femminista, ossia Fatma Mernissi. Specifico fin da subito di non farvi spaventare dalla parola femminista, anzi, io onestamente posso dire che quando l'ho letta, non perché io sia spaventato dalle femministe, io adoro le femministe, penso che, cioè, tendenzialmente per dire. No, diciamo che ci vado assolutamente d'accordo e conosco una classica, conosco un sacco di femministe, ma è vero, io sono convinto del fatto che una società debba essere meritocratica, appunto, cioè per dire, se uno mi dice quote rose, eccetera, non mi interessa, ma così come se, non mi, come se mi dicesse, ah, guarda, ci sono X uomini, ci sono X, non so, col naso nei capelli, ci sono X, che mi interessa? Mi interessa se uno è bravo, questa piccola parentesi, perché uno lo sappia. Anzi, cioè, se una donna è bravissima, non vedo perché non debba essere presidente, se per fare dei esempi così, sempre giocando su il sesso, se un transessuale è effettivamente il più bravo a governare, che governi, per dire, gay, uomo, donna, eterosessuale, non penso che sinceramente quell'aspetto lì sia importante. Comunque, non ci interessa, era una piccola parentesi mia. Parliamo invece della Terrazza Proibita, un libro che ha fatto veramente la storia di questo paese, un libro che ha veramente significato tantissimo per il Marocco, anche perché parla di un momento storico molto particolare e molto interessante, già visto in realtà con Mohamed Choukri, ma questa volta dal punto di vista femminile e dal punto di vista di un abitante di Fes, che è molto diversa come città rispetto a Tangeri, che invece, per intenderci, è più simile forse a una città algerina tipo Orano come storia, come vissuto, quindi molto più vicina, cioè i suoi propri interessi derivano dal mare, derivano dal porto e anticamente suppongo anche dalla pirateria. Adesso non ricordo esattamente, però suppongo e non penso di sbagliare. La Terrazza Proibita appunto ci narra un altro universo, completamente diverso e che non c'entra nulla con quello narrato da Mohamed Choukri, non perché siano diversi, ma perché era molto diversa la condizione della donna. E in particolare lei racconta di questo periodo della propria vita che è sostanzialmente quello in cui ha vissuto nell'harem. Perché dovete sapere che a partire dagli anni 50 all'incirca cambia tutta l'istruzione in Marocco, quindi si passa da un'istruzione tipicamente molto cioè un'istruzione molto simile a quella che si può vedere ad esempio in Afghanistan, per dire. Quindi un'istruzione che è quasi esclusivamente di stampo religioso, quasi esclusivamente riservata a uomini, o diciamo, sì, a uomini tendenzialmente, a ragazzi, a uomini. Mentre soprattutto in Marocco, ma non solo in tutto il mondo islamico, ma lei naturalmente è marocchina, tendenzialmente le donne passavano la propria vita nell'harem, che qua però ti fa capire davvero cos'è. Ossia, appunto qui poi tutto il racconto della sua infanzia in quest'harem, eccetera. Però parliamo del protagonista, che è molto importante perché è una concezione che non c'è. Cioè, in Italia noi ci immaginiamo l'harem, per intenderci, come una sorta di enorme stanza dove il sultano arriva e ci sono tutte ogni volta donne diverse, sempre più belle, che stanno lì solo per il piacere del sultano. Questa è tipicamente l'idea di harem che è in Italia. L'harem vero però è molto diverso, proprio perché non c'entra niente con queste fantasie tipicamente europee, ma non solo, che si avevano. Anche perché, fate conto, queste non è che tutti avevano l'harem, e quindi tutti quanti avevano stuoli di donne, come se, non so, appunto, il mondo arabo fossero solo donne, tutte quante negli harem, una cosa un po' particolare. L'harem era tendenzialmente un'area semplicemente dove effettivamente erano bloccate, cioè non potevano uscire dall'harem, questo sì, ma dove semplicemente vivevano queste donne. Cioè, per dire, Fatma Mernissi nell'harem vive nell'harem del padre, insieme alla madre, insieme alla zia, che appunto è sposata con il fratello del padre. Non c'è questa cosa sessuale, per intenderci.
è del tutto assente. È semplicemente come dire, in una maniera molto simile in realtà a ciò che è avvenuto in alcune parti del sud Italia, che tu, cioè, che eri confinata lì più o meno, cioè come se tu dovessi stare tutto il tempo in una casa bloccata e non potessi uscire. Puoi stare nel cortile, puoi stare tutto intorno, però non puoi uscire dalla casa, salvo che non ci sia una motivazione particolare, quindi a quel punto ti accompagna il marito. Questo è, ma no, l'Italia è completamente diversa. Se uno va in alcuni paesini, ad esempio, dell'entroterra campano, fino a metà 800, queste erano pratiche non particolarmente rare, e tutt'oggi, se si va in certi paesini veramente nell'entroterra, non magari non proprio questo, però diciamo delle situazioni non esageratamente diverse si possono trovare. E detto ciò, specifico che tutto sommato c'era anche un dubbio se fosse bene stare o no nell'area già all'interno delle donne, perché naturalmente stavano lì tutto il tempo, si parlavano molto, e una delle tematiche era proprio questa. Tanto che, se non mi sbaglio, la madre di Fatma è molto contraria a quest'idea e sarebbe appunto per un'emancipazione totale della donna, mentre sia la zia sia la nonna sono al contrario delle fiere sostenitrici del fatto che effettivamente la donna, anche per un fatto di comodità, perché naturalmente andare fuori, fare costa, deve stare all'interno perché si sente più tutelata, più protetta, più difesa e di qua e di là. Che quindi è anche quell'aspetto lì molto interessante. E poi, proprio perché di fatto sono chiacchiere che si scambiano fra di loro, Fatema in quel momento è molto piccola, se non mi sbaglio lei non arriva ad avere 10 anni, dato questo libro, non penso, o comunque se ci arriva, veramente arriva ai 10 anni, potrà arrivare agli 11 massimo. Però è molto interessante lo strato culturale che ci viene mostrato e quello che, tra virgolette, si viveva, che è molto interessante perché è molto simile in realtà, sotto alcuni aspetti, a ciò che accadeva in tutto il resto del mondo arabo. Per dire, la passione sia per Umm Kulthum sia per Asmahan è qualcosa che nel romanzo si vede, si dice. E Umm Kulthum e Asmahan, per intenderci, sono due cantanti donne, entrambe leggendarie. Asmahan era siriana ed era nota per questa sua bellezza incredibile, per il fatto anche di essere una diva effettivamente tormentata. Abbiamo scritto la storia sul nostro sito, trovate lì, però sostanzialmente una donna sempre bloccata sia fra l'amore per la propria famiglia, per la propria gente, sia fra il suo desiderio di libertà e quindi questa ricerca di libertà, tipo al Cairo, lei che invece era siriana, però di una tribù particolare, molto interessante, e anche Umm Kulthum, che invece è il simbolo proprio del nazionalismo arabo, della liberazione dei popoli arabi dal giogo europeo, che compaiono tranquillamente, e lo si dice e ti viene raccontato. Viene raccontato anche un po', anche se non troppo, le connessioni, fra virgolette, fra mondo marocchino e la magia, che ci sono, perché i marocchini sono un po' particolari, diciamo, rispetto agli altri popoli muslim, e pur non praticando la magia, diciamo che dei riti magici, cose strane, sono presenti nella storia, nei costumi marocchini. Banalmente, basta vedere la bandiera, che comunque, diciamo, in Europa sarebbe vista in maniera un po' particolare. È bella, è bellissima la bandiera marocchina, però, ecco, quel simbolo lì in Europa viene associato ad altro, appunto a cose più magiche, cose di questo, sì, di questo tipo. Tra l'altro viene anche raccontato qualcosa riguardo allo Gnawa. Lo Gnawa è stato tra l'altro il primo podcast che noi abbiamo fatto in generale, e quindi se non l'avete mai ascoltato andatevelo a recuperare, e parla appunto, cioè, lo Gnawa è un tipo di musica dal quale poi è derivato il reggae, da cui poi è derivato di conseguenza l'hip-hop, tutta la musica afro di fatto deriva in parte da questo tipo di musica marocchina, e infatti è associata proprio alle popolazioni nere che vivevano in Marocco. Ed è molto particolare perché ti viene proprio descritto sia, diciamo, anche la percezione di queste, che infatti a un certo punto compare uno che deve fare Gnawa e che è bianco. Ah no, via via, non può essere quello che deve fare Gnawa, deve essere nero, perché appunto per loro erano gli unici che potevano esprimere questo ritmo. Ma ci sono tutta una serie di altre cose molto divertenti all'interno del romanzo. E vi sottolineo l'importanza e cioè,
l'importanza di leggerlo, perché è molto importante, intanto, secondo me, proprio per l'immagine che dà dell'harem e della condizione della donna. Fatema Mernissi non è una che si tira indietro poi quando c'è da criticare, eh? Cioè, questo fatto qui dell'harem lo smonta completamente proprio da cima a fondo e dice di fatto esotismo, dice di fatto orientalismo ancora di più. Però lei non è che è tenera con quelli che appunto si comportano male, con quelli che appunto provano a dire che non so, l'uomo è meglio della donna, e lui dice pazzo, tra virgolette. Adesso naturalmente non utilizzano queste parole, però ti fa capire molto palesemente da che parte si pone. Quindi è una lettura squisita che consiglio, consiglio in particolare a tutte le marocchine che non l'hanno mai letto, perché è un affresco molto importante anche dei privilegi, fra virgolette, che hanno loro, perché Fatema Mernissi è la prima generazione di donne che va a scuola. E la scuola alla fine è qualcosa che quando noi la facciamo, io anche lo dico per primo, io non andavo bene a scuola, cioè andavo bene in quelle materie che piacevano a me, quello che non mi piaceva andavo male, proprio per essere chiesto, bocciato, cioè, quindi non ho un percorso scolastico memorabile, ecco. Però già solo questo aspetto penso che sia molto importante, oltre che raccontare la storia del proprio paese, veramente, e non raccontando storie, ma raccontando proprio il vissuto, che secondo me è fondamentale per avere un punto di vista su qualcosa che potrebbe accaderti di nuovo. Tutte le storie possono accaderci a noi personalmente, tutte. Non è che, salvo proprio quando c'è il grifone volante, no, effettivamente il grifone volante non ti può venire a prendere, però cioè, all'interno delle dinamiche normali tutto ci può accadere. E avere un panorama sulla vita quotidiana, su come vivere, ad esempio, io non sapevo, e me l'ha spiegato questo romanzo, che tradizionalmente le donne marocchine della cioè, che venivano dalle campagne non avevano il velo, mentre lo avevano quelle della città. Quando poi, fra virgolette, quelle della campagna iniziarono a venire in città, la cosa si invertì, per un motivo semplice: quelle della campagna erano rimaste indietro, quelle della città erano andate avanti. Quindi quelle della campagna iniziarono a mettersi il velo, quelle della città, proprio perché vedevano che invece c'era tutto ciò che riguardava l'Europa, il velo non c'era più, iniziarono a toglierlo. Questa è una cosa particolare che non sapevo e che ho scoperto appunto grazie a questo libro. Ah, l'ho già detto in qualche podcast precedente, poi veramente mi taccio. Sfruttate dei libri da questo punto di vista, perché un libro ti dice tanto di più rispetto alla storia semplice, ma ti parla molte volte proprio del vissuto, dei costumi e di tutto. Sfruttate quello perché vi darà tantissimi punti di riferimento per collegarvi ad altro e per capire anche un po', fra virgolette, l'autore come ci sia arrivato. Se magari se cita una persona, vuol dire che è una persona importante. Ricordatevi che se tu scrivi, aggiungi, perché altrimenti non ci sarebbe niente. Quindi ogni dettaglio in un testo evoluto, ogni dettaglio è pensato, a meno che lo scrittore non sia un cane, quindi mette frasi a caso proprio per dire: oh, devo allungare un po' il libro, non posso farlo di 2 minuti. Comunque, a parte questo, spero che vi sia piaciuto il podcast. Io pensavo di fare qualcosa riguardo al Darja, che è il dialetto marocchino, ma mi sono accorto che c'è un altro libro bellissimo marocchino di cui non vi ho parlato, visto che ho fatto tre, facciamo quattro. Non è detto che non salti fuori un altro libro marocchino a quale io non ho pensato prima e che potrebbe essere interessante, oppure non lo so. Fatemi sapere comunque tutto, alla prossima, e domani ci vediamo con Mahi Bine Bine com'è che, Il Grande Salto, dal quale poi è tratto Le Shadow di Dio. Voi seguiteci su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, chi più ne ha più ne metta, come dico sempre. Alla prossima. Tan, 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 tan.